La decisione di lasciare la stampa fuori dalla sala consigliare la dice lunga sulla voglia di trasparenza e sulla considerazione che alcuni hanno dell'informazione. La nostra non è solo curiosità personale nel voler mettere il naso ovunque. Dovremmo essere l'orecchio di ascolto e il mezzo di trasparenza per i cittadini che hanno diritto di sapere come la pensa e come agisce chi ha le leve del comando. La decisione di una riunione a porte chiuse è stata presa dal sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni. Hanno dissentito solo un paio dei suoi colleghi. Tutto ciò nella sala consigliare di Domodossola, dove il padrone di casa era Mariano Cattrini, che non ha obiettato sulla scelta del sindaco crevolese. Certo, concordava. Il grande Gianni Brera raccontava di quel sultano che tagliò la testa al suo messaggero che gli portò la notizia della sconfitta del suo esercito. Si è temuto che i giornalisti riportassero le divisioni eloquenti che ci sono tra i sindaci. Ferroni ha fatto una scelta sicuramente poco trasparente ma legittima, pur se da amministratore inesperto qual è. Questo ci permette di ricordare a politici e amministratori, ma anche ad altre categorie, che il giornalista non serve solo quando deve mettere in mostra i lavori, gli appalti, le dichiarazioni o le belle intenzioni di chi governa o dirige. Per quello serve l'addetto stampa, che sì è un giornalista, ma scrive sotto dettatura perché è componente dello staff e uomo di fiducia. Chi fa questo mestiere deve restare autonomo, per quello preferisce restare fuori dalla porta. Molti colleghi in questi anni sono stati attaccati da centrosinistra prima, centrodestra poi, e viceversa. Da che mondo è mondo, il giornalista bravo è quello che scrive ciò che fa piacere al potente di turno. Altrimenti, se pubblica cose spiacevoli, è definito in modo dispregiativo un pennivendolo. Spesso siamo felici di essere considerati.